Adesso volevo invitare sul palco la regista Chiara Bellini. Il protagonista Piero Salerno e Camilla Cattarula, docente di letteratura ispano-americana di Roma 3. Buonasera di nuovo. Allora, a me tocca moderare una tavola rotonda, un incontro, le domande, però due cose all'inizio vorrei dire. Intanto che questa leggenda paradossalmente fa pandà con un'altra leggenda che abbiamo scoperto noi al gruppo di studiosi nel corso di una nostra ricerca, ovvero la storia che Mussolini sarebbe argentino e sarebbe nato a Juan, nella provincia di Buenos Aires. E questo scoop esce sul giornale Critica negli anni 30, a metà degli anni 30, e viene fortemente criticato, naturalmente, come va detto, da un giornale in lingua italiana che si pubblicava a Buenos Aires in quegli anni, che è il Mattino d'Italia, che era un giornale fascista, gestito in qualche modo dal governo di Mussolini e diretto per i primi anni da Mario Abellius, che è stato un famoso giornalista sportivo. Quindi questa storia di Mussolini nato a Juan, che se c'è, so che c'è qualcuno della comunità argentina che vive a Roma, sa benissimo Juan è una cittadina della provincia di Buenos Aires, anticipa poi invece questa altra leggenda di Perón, italiano nato a Mamoiada. Abbiamo fatto uno scambio di leggende. E, il DVD non contiene solo il film, questo ci tengo a dirlo, mi sembra che finora nessuno l'abbia detto. E, avete visto che poi il film documentario, nel seguire le tracce di Giovanni Piras, in qualche modo ricostruisce alcuni aspetti dell'emigrazione italiana in Argentina nel Novecento, dagli inizi del Novecento, dal 1909, quando emigra Giovanni Piras, fino all'ultimo Perón. E allora il DVD ha anche una serie di materiali che Chiara ha raccolto all'Archivo della Nazione di Buenos Aires. Sono dei filmati d'epoca molto interessanti che riguardano in particolare uno, la storia dell'ascesa di Perón. Sono documentari degli anni 40-50 questo. E, poi ci sono alcuni documentari che invece tracciano alcuni aspetti dell'emigrazione italiana. Sono documentari di propaganda in pieno peronismo, perché diciamo, l'emigrazione si era interrotta nel 1930 e poi nel 1946 il governo, diciamo, l'immigrazione in Argentina entra proprio nel piano politico del governo peronista, e in particolare entra l'emigrazione italiana e spagnola. Con l'Italia ci sono una serie di accordi, il primo del 46, un altro del 48, un altro del 52, sono firmati in questi anni anche accordi con la Spagna, e questa riapertura dell'immigrazione europea è legata naturalmente alla prospera congiuntura economica dell'immediato dopoguerra argentino, ma è anche legato a una certa idea etnica dell'emigrazione, cioè entrano, possono entrare italiani e spagnoli, non possono entrare immigranti dell'Europa dell'Est o extraeuropei, perché l'obiettivo del governo peronista è anche quello di creare, attraverso questa nuova immigrazione, che serve comunque perché servono braccia con tutte le riforme affrontate da Perón, serve a creare un'omogeneità nazionale, quindi deve essere un'immigrazione che deve essere amalgamata, che è integrata culturalmente, no? Quindi questo, in questo modo vengono, per questa ragione vengono discriminati i non latini, anche per preservare, diciamo, un nucleo etnico nazionale che si deve andare a integrare. Quindi abbiamo in questi anni un'immigrazione etnicamente latina, giovane e assimilabile. E invece Piras appartiene a quella che viene detta la prima fase dell'emigrazione di massa in Argentina, nel 1909,
la prima, diciamo, la prima fase va dal 1875 più o meno fino allo scoppio della guerra mondiale, e la Sardegna rientra nel, diciamo, nelle problematiche italiane sull'immigrazione, è compresa nella questione meridionale, no? Anche se poi l'immigrazione sarda è un'immigrazione più tarda, comincia alla fine dell'Ottocento, quindi negli ultimi anni dell'Ottocento, e ha un aumento graduale del flusso migratorio che raggiunge il massimo negli anni che precedono la prima guerra mondiale. Nel 1909, quando emigra Giovanni Piras, su 100 emigranti sardi 32 vanno in Argentina, e emigrano perché ci sono in quegli anni, a partire dalla, insomma, negli ultimi anni dell'Ottocento, ci sono problemi di siccità in Sardegna, c'è il problema dell'afta epizootica, si rompono anche degli accordi commerciali con la Francia, e quindi c'è necessità di emigrare, e la maggior parte degli emigranti sardi in Argentina proviene dalla parte nord-occidentale dell'isola. È l'ultima, diciamo, in termini di temporali, no, rispetto alle altre regioni italiane, non ultima in termini di contingente, perché si colloca al sesto posto, prima delle regioni meridionali. Del resto, insomma, bisogna un po' sfatare questa cosa che l'emigrante italiano in Argentina è il meridionale, perché poi in realtà la maggior parte non è meridionale. Quindi questi documenti, questi documentari che Chiara ha raccolto all'archivio della Nazione, traccia, ci aiutano ancora di più a capire, no, la storia di Giovanni Piras. Sono documentari chiaramente di propaganda, chiaramente rivolti all'immigrazione italiana, perché si vede anche in uno un porto, non so se è Genova, sì, e il passaporto italiano, quindi sono chiaramente documentari che erano rivolti a un immigrante italiano, che mettono in rilievo soprattutto la capacità argentina del crisol de razas, no, del crogiuolo di razze. Comincio a fare io la prima domanda: come ha avuto l'idea del film? Perché credo che questa sia... Sì. Allora, innanzitutto vi ringrazio di essere qua. E per rispondere alla tua domanda, l'idea del film mi è venuta perché io e Faustina stavamo lavorando insieme ad un altro progetto. Faustina ha conosciuto in maniera bizzarra Piero Salerno, e infatti questa storia vorrei che la raccontassi tu, sì, perché è veramente carina. La racconti tu? La racconto io. Vabbè. Allora, Faustina, studentessa a Roma, va con delle amiche a bere un cocktail in un locale trasteverino, e incontra Piero Salerno con degli amici, e Piero, da buon italiano, ovviamente cerca subito di conoscere la straniera, e come sente che Faustina ha delle origini argentine, lui subito fa il baldanzoso e le dice: ma lo sai che io sono nipote di Perón? Ovviamente Faustina è caduta dallo sgabello e si è fatta raccontare questa storia bella, divertente, e quando me ne ha parlato abbiamo subito iniziato a documentarci sui testi che erano stati già scritti, e ci siamo innamorate di questa storia. È nata un'amicizia con Piero, e quindi abbiamo a un certo punto deciso di abbandonare il sogno di scrivere una sceneggiatura di fiction, che era, insomma, un po' difficile realizzare un film così dal niente, e abbiamo deciso: proviamo a fare un documentario per raccontare questa storia. Grazie. Nel DVD ci sono anche molti documenti che riguardano Piras, che riguardano Perón. In particolare ci sono i primi, che si possono stampare direttamente dal DVD, ci sono i primi due articoli usciti nel 1951 sull'Unione Sarda da Nino Tola, scritti da Nino Tola, in cui per la prima volta, appunto, si ipotizza, con fonti che qui normalmente non vengono dichiarate, si ipotizza questa identità fra Giovanni Piras e Perón. Allora volevo chiedere
a Piero che risorse lui, nelle chiacchiere di paese, insomma, quale risonanza aveva avuto questa possibilità, questi articoli, no? Proprio nel 1951, che tra l'altro è l'anno del secondo mandato di Perón. E sembrerebbe quasi che, non so, vi faccio un'interpretazione molto personale, ma mi sembrerebbe quasi che l'articolista stia cercando un caduto Mussolini, stia cercando un nuovo dittatore. Mito, un altro dittatore, però uno che non dia fastidio, che è sufficientemente lontano per non dare fastidio, allo stesso tempo ha il carisma che aveva avuto Mussolini, e quindi insomma qualcosa meglio di Juan Perón, che in quel momento lui e Evita rappresentavano appunto questo governo bifronte. Che risonanza ha avuto a Mamoyada dall'inizio questa storia, e come poi l'ha vissuta la tua famiglia? Sicuramente già dal primo momento Mamoyada sono schierate due fazioni, quelli possibilisti e quelli veramente scettici su questa questione. Da subito la mia famiglia, almeno alcune della mia famiglia, sono schierati contro, altri invece pensavano che potesse essere lui, anche se il tutto è avvenuto perché è stata fatta vedere a mia nonna materna una foto apparsa in un giornale italiano del 1950, hanno detto: guarda, questo presidente Perón assomiglia proprio a Giovanni, tuo fratello. Mia nonna l'ha guardato. Dopo 40 anni che non vedeva il fratello, pensiamo che questo ragazzo è partito a 19 anni e ha rivisto una foto di un uomo di 60 anni quasi. Sa, forse l'emozione. Poi effettivamente, guardando le foto col Piras che abbiamo ritrovato noi, c'è una vaga somiglianza tra le due persone. Però sicuramente l'emozione di quella foto vaga, molto vaga. Hanno tutte e due la M nella carta. Tu assomigli di più a Perón. Sta peronizzando. Si è peronizzato negli altri. Mia nonna ha creduto di riconoscere in questa foto suo fratello, e da lì è nata la leggenda. Però ci sono anche delle coincidenze. Sì, sì, poi ci sono delle coincidenze che diremo dopo se. Sì, ma vabbè, l'hanno visto. Sì, vorrei insomma, sì, magari dare la parola a voi se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Io, scusa un attimo, raccomando solo interventi brevi, perché qui abbiamo anche degli orari che ci sono imposti dal luogo che ci ospita. È un buffet che ci aspetta, che vi assicuro non stareste qui se l'aveste visto. E per cui super, domande brevi. No, questo dubbio è venuto pure vedendo articoli dell'Unità, comunque del 1950, la cosa strana è che sono solamente due articoli usciti a distanza di pochi giorni. E noi abbiamo sempre pensato che un giornalista che trova una notizia del genere, io credo da giornalista che la cavalchi, perché è una notizia che ti può far fare veramente la carriera. Invece poi sono usciti due articoli e poi è molto lì, è molto tutto per 30 anni. Io ho partecipato 3 anni fa a San Marino a un convegno internazionale su geologia e storia di famiglia. È un convegno internazionale che si ripete ogni 3 anni, molto serio, molto. E tra i relatori venne dall'Argentina il dottor Juan Carlos Rizzo, che è uno studioso della Plata, città prossima a Buenos Aires, il quale ha fatto una dotta relazione ponderosa, e lui con una serie di documentazione molto attenta è arrivato quasi a ipotizzare che effettivamente le due persone fossero la stessa. Quindi lei l'ho visto molto distaccato, io sarei stato più appassionato per trovare questa parentela. No, ce l'ha messa tutta. No, l'ha filmato, no. No, è molto sobrio. Ma il trovamento poi... Ho questo documento, al limite è reperibile questo dello studio del dottor Rizzo. Interessante, grazie. Il ritrovamento della copia, insomma, di nascita, dell'atto di nascita di Juan Perón, non fugava ogni dubbio? Rispondono? Risponde Chiara? Se vuoi rispondo io. Allora, purtroppo il ritrovamento di tantissimi documenti, sia di Perón che successivamente di Giovanni Piras, dovevano assolutamente fugare ogni dubbio, però chi ha cavalcato l'onda di questa storia e quindi aveva tutto l'interesse a non far finire la leggenda e anzi a pubblicizzare la storia, ovviamente trovava il modo di dimostrare che quei documenti erano stati a loro volta falsificati. Certo.
E quindi era una storia senza fine, no? Era un continuo ribattere. Io ho trovato questo, no? Però i servizi segreti l'hanno falsificato. Però sì, perché si vede che questa, come si dice, questo font, no? Del documento a quell'epoca non esisteva, quindi sicuramente è stato falsificato. È stato detto anche questo, quindi diciamo che per noi è stato anche divertente andare in Argentina di persona per toccare con mano quello che era vero e quello che non era vero. Volevo sapere qual era il tipo di documento che poi ha accertato che inequivocabilmente, perché da come si capisce, che questo questo Giovanni Pina era morto nel 59, aveva avuto una carica importante, cioè quello ha messo d'accordo tutti in pratica, no, era inequivocabile, oppure pure lì hanno detto che era ancora falsificato, no. Perché dal documentario sembra che è ultimativo, insomma. Allora, diciamo che ancora oggi non tutti accettano la versione ufficiale del nostro documentario, non tutti l'accettano. Diciamo che però c'è stata una successione di ritrovamenti di vari documenti. Il primo è stato la richiesta di pensionamento fatta da Giovanni Piras nel 1956, e quindi se lui nel 1956 ha chiesto la pensione era ovvio che non era Perón, via. Però ecco, proprio su questo documento c'è stata fatta un'obiezione, diciamo, è falsificata, ma Perón comunque ha disseminato il territorio, ha lasciato elementi per depistare, eccetera. E poi però sono stati trovati da Raffaele Ballore, che è qua presente, che è autore di un libro molto interessante su questa storia. Lui ha ritrovato il documento di matrimonio di Giovanni Piras, e poi è stato trovato il certificato di morte, e abbiamo, facendo combaciare le date, i nomi, i luoghi di questi documenti, siamo risaliti a Giovanni Piras. Devo dire che è stato difficile, perché in ogni documento c'era un elemento che non tornava, perché chiaramente errori di scrittura per problemi di pronuncia, no? Dall'italiano allo spagnolo, eccetera. Quindi è stato un po' complicato, però il documento che ha messo fine almeno alla nostra ricerca è quello che ha trovato Raffaele Ballore, che è il certificato di matrimonio. Tutti questi documenti sono presenti nel DVD, per cui è anche divertente andare a vedere che cosa è stato trovato. E su questa storia c'è anche un altro libro che è uscito l'altro anno, che è di Giovanni Maria Bello, che è il vice direttore dell'Unità, attualmente non lo vedo in sala, che è L'uomo che volle essere Perón, che è un giallo inchiesta che lo stesso si ricollega, no, alla storia di Giovanni Piras. C'era il signore che voleva... Io volevo dare soltanto un piccolo contributo, un giudizio proprio sul film, diciamo, sul documentario, e dire che trovo che il lavoro sia molto ben riuscito. Grazie. Intanto perché rifonda questa grande favola dello zio d'America e però lascia anche intravedere una sorta di telemachia, una specie di viaggio di Telemaco alla ricerca di Ulisse. E mentre a Telemaco tutti parlano bene del padre, e qui invece abbiamo questa grande incognita che aumenta con l'aumentare, col progredire del viaggio. Trovo che ci siano dei luoghi topici molto importanti, come quando il signor Salerno afferma alla domanda di uno degli intervistati, diceva: quando anche fosse Perón, che cosa cambierebbe? Il ristabilimento della verità. E poi, e questo trovo che sia molto importante, e poi trovo che sia affascinante il rivolo di quelle storie laterali, di queste persone intervistate, e anche far balzare così bene la forza evocativa del nome Italia, per esempio, italiani, e mio padre era italiano, oppure quella commozione irrefrenabile di quella ragazza imparentata con un Piras, e poi questa solitudine, questo paesaggio così sgranato. Insomma, io volevo fare i complimenti per questa... Grazie. Io
volevo fare una battuta, dico, se si sta ancora parlando dell'identità di Shakespeare e di quella di Omero, ci credi te? Figuriamoci Giovanni. No, ma adesso vorrei io avrei una richiesta, perché i casi della vita veramente sono così strani. Quando ha fatto la panoramica lì della, la parola forse non è quella giusta, panoramica, del registro di Tostado, sì. Io ho visto il nome del mio paese. E allora mi piacerebbe vedere se si vede anche il nome della persona, se dopo mi dà i suoi dati, grazie. Io come Piero sono di Mamoiara e volevo fare prima di tutto i complimenti per il film, perché mi è piaciuto molto. Così volevo soltanto dire un po' l'umore dei mamoiardini, che un po' in questi ultimi anni è cambiato. Ecco, mentre negli anni scorsi moltissima gente di Mamoiara era proprio convinta di questo fatto, no? Che Pinas è diventato perona, al punto tale che ancora oggi in una via di Mamoiara c'è una targhetta che indica appunto Carrera Pamperon. E poi è nato anche un ristorante che si chiama appunto Sarosara, che era così delle curiosità. E comunque io credo che al di là di questa leggenda, penso che così la leggenda Peron racconti tutta una serie di storie di italiani e sardi che sono andati in Argentina e sono stati accolti così da questa grande nazione, e sono stati proprio, diciamo così, trattati benissimo, sono stati fatti alloggiare, hanno lavorato per questa grande nazione. E in questi ultimi anni invece l'umore delle persone di Mamoiara è un po' cambiato, ecco, cioè, diciamo così, che ci sono più gli scettici che non i peronisti, ecco, diciamo così. I peronisti. Buono sul malo, questa curiosità. Adesso dovremmo far togliere la targhetta. No, è un segno della storia. Sì. Beh, la targhetta è stata messa dove c'è la casa di dove è nato Giovanni Piras. Magari intitolare una via Giovanni Piras. Sì, infatti secondo me è importante, a me rende orgoglioso il fatto che poi Giovanni Piras è diventato un personaggio, no? Almeno da quello che raccontate voi, è diventato un amministratore della provincia, del paese di... Quindi è questo l'aspetto importante. Io volevo chiedere, questa leggenda dove è nata? In Argentina no. O a Mamoiara? E chi è che continua a persistere in Argentina o a Mamoiara? Chi è che non crede, che dice dei servizi segreti? Ecco, ci spiega un po' meglio. Allora, la leggenda è nata a Mamoiara. Noi siamo stati in Argentina 4 anni fa. Sì, 3-4 anni fa. Nessuno conosceva questa leggenda, solamente nei circoli sardi erano a conoscenza di questa cosa, ma solo perché precedentemente avevano ricevuto un libro dalla Sardegna che diceva che esisteva questa leggenda. E chi continua a persistere in questa leggenda è chi ha scritto il libro, che evidentemente ha interessi, il primo libro. Chi era? Peppino Cannella. Si chiamava il libro? Giovanni P. Pirasperon. Ha continuato a scrivere su questa cosa, anche se noi abbiamo provato, smontiamo tutta la sua teoria, perché lui in questo libro cita un sacco di coincidenze, la data di nascita di Perón è uguale alla data di cresima di Giovanni Piras, il cane di Perón si chiamava Canela, come Canela era il miglior amico di Giovanni Piras, Perón abitava a Madrid nel quartiere di Puerta de Hierro e a Mamoiara abitava in un quartiere che si chiama Zanero, che sono la stessa cosa, però il quartiere a Madrid c'era qualche secolo prima che trovasse lui, e il cane Canela, quello che abbiamo visto noi è un nome comune di cane in Argentina, si chiamano tutti Canela. La data di cresima di Giovanni Piras non è quella della data di nascita di Perón, è stata falsificata. E c'è una prova calligrafica fatta da una lettera e dalla carta intestata di Perón, non so se possa trovare. Noi
abbiamo ripreso tutte le indagini dall'inizio, non abbiamo dato niente per scontato, abbiamo verificato di nuovo tutto e smontiamo tutta la teoria. Poi, grazie sempre a Raffaele Ballore, che è stato un ottimo collaboratore in questo campo, che ha fatto rifare le prove calligrafiche da una perita calligrafica del Tribunale e che ha controllato tutte le scritture di Peron, dal Peron giovane sino a quando è morto, è sempre la stessa persona. E non hanno niente a che vedere con la scrittura di Giovanni Pilas. Volevo chiedere alla regista se quando lei ha iniziato a girare il documentario era già assolutamente convinta che la leggenda fosse una leggenda e che quindi si trattava di andare a indagare su perché è nata, come sì, eccetera. Sì, io ero assolutamente certa che perché era troppo bizzarra la situazione, cioè poi ci eravamo già accorti che troppe coincidenze erano state appunto falsificate, eccetera. E quello che interessava a me era utilizzare la storia di Giovanni Pilas per parlare di migrazione, cioè volevo affrontare il tema dell'immigrazione italiana in Argentina, vedere, cercare di capire attraverso l'esperienza di ieri quello che sta succedendo oggi, perché l'immigrazione è un fenomeno costante che si vive ancora oggi, e quindi andare a vedere quello che abbiamo fatto noi da italiani, no, in un altro paese, mi sembrava interessante da studiare, da capire quando oggi noi subiamo una grossa immigrazione. Quei cartoni animati che si vedono alla fine, è repertorio o sono stati per l'occasione? No, grazie. I cartoni animati sono stati realizzati interamente da noi e c'è in sala Antonella Conte, che è la disegnatrice. La disegnatrice è stato molto interessante provarci anche su questo campo. Perché diciamo in questo film si presenta con una storia, con una favola, con un fumetto e termina anche con questi disegni. È stata una scelta perché per me appunto Giovanni Pilas Giovanni Pilas è esistito, è un uomo che ha avuto una storia, eccetera, però per me incarna il mito dell'emigrante, per cui rappresentarlo come un cartone animato che si perde in un territorio straniero, fantastico, bello, ma anche insomma un po' solitario, mi sembrava un modo carino, poetico, spero di esserci riuscita, per rappresentare appunto il mito dell'emigrante, cioè questa persona che affronta un viaggio, affronta un territorio sconosciuto, mi sembrava un modo carino per dare quest'idea. Aggiungo da esperta sull'immigrazione italiana in Argentina che l'immigrazione è avventura, no? Noi dobbiamo anche un po' cercare di sfatare quest'idea che per anni è stata portata avanti dell'immigrazione povera, piagnona, analfabeta e che ahimè è stata anche riportata diciamo come un grande bestseller da Stella nel libro Lorda. E che riprende un po' gli stereotipi che erano diffusi in Italia nella prima grande ondata dell'emigrazione di massa. Invece l'emigrazione di massa è anche un'avventura individuale, certo la componente di massa è innegabile, ma l'avventura individuale, io ho letto molti testi autobiografici di emigranti italiani che mettono proprio in rilievo questo fatto di lanciarsi, no? Per un'avventura sconosciuta. E quindi, dunque, naturalmente il DVD è in vendita, faccio i consigli degli acquisti come Maurizio Costanzo, è in vendita nelle librerie e nei centri che vendono DVD. Voi avete praticamente rifatto il viaggio che fa Pilas all'inizio, cioè ma Pilas era arrivato a Buenos Aires e poi era andato dove e poi era ripartito da lì, quanti chilometri avete fatto? Ecco, volevo sapere un attimo l'itinerario e quanti chilometri. E dove coincide Pilas con Perón? Allora, Giovanni Pilas quando è arrivato in Argentina, ovviamente è arrivato a Buenos Aires e un suo compagno di viaggio, intervistato appunto nel libro di Peppino Canneddu, raccontava che la prima tappa del loro viaggio era stato il Chubut,
Ora, noi cercando, indagando un po', pensiamo che forse si fosse sbagliato, conciuguto con un altro nome, perché era molto anziano il Francesco Grego quando è stato intervistato, perché era un posto veramente troppo lontano e non immaginiamo che cosa potesse essere andato a fare nel Chubut, perché è un territorio, l'avete visto, freddo, molto diverso dal territorio sardo, e bisogna considerare che di solito chi partiva dall'Italia cercava di andare in regioni simili alle proprie di origini. Comunque noi siamo andati nel Chubut per fugare ogni dubbio, e infatti lì non c'era nessuna traccia del suo passaggio, e poi da lì siamo risaliti nella zona di Santa Fe fino al Chaco, e abbiamo fatto quanti chilometri, io non me lo ricordo, ma cosa abbiamo attraversato quasi... Diciamo che complessivamente abbiamo fatto, io sono il produttore del film, ma quando ero in Argentina facevo l'autista del film, quindi in realtà è un'esperienza diretta. Diciamo che abbiamo fatto circa 20.000 chilometri girando praticamente, sì, dal nord al sud dall'Argentina, sì, un po' in aereo, in gran parte in macchina, e quindi alla fine diciamo abbiamo, lì bisognava seguire le indicazioni anche del vecchietto che dava la massima inaffidabilità, però una volta lì non si poteva dire no, lì non andiamo, e quindi era una continuo giro. Ci siamo lasciati effettivamente guidare da tutte le persone, cioè quello che avete visto è vero, noi trovavamo, andavamo in radio, facevamo l'appello e appena uscivamo trovavamo qualcuno che ci voleva aiutare, e quindi ci portava da un italiano, da un sardo, e ci volevano proprio condurre per la mano da chi poteva darci un aiuto. Ma dove si sono incrociati Piras e Perón? Allora, Piras e Perón, si racconta nella leggenda che si fossero incontrati durante delle rivolte sindacali nella zona proprio di Rosario. Piras lavorava alla costruzione della prima rete ferroviaria, e Perón, che all'epoca era ancora, credo, ufficiale, però in ascesa, andò a sedare queste rivolte sindacali. E quindi lì c'è l'incontro. È una precisione storica di una cosa che avevo sentito prima dalla professoressa, però Perón ha vinto 3 elezioni democratiche, sì, con il 60% dei voti. Un'altra cosa che mi sembra giusto dire oggi, visto che si parla di Argentina, si parla della Sardegna, un repudio alle triste parole di ieri, sì, del Premier. Sì, tra l'altro sta circolando partita dalla Fondazione Basso una mailing list per mandare appunto la protesta. Ufficiale. Ha soggiato Canela, poi è ritornato in Sardegna, è tornato a Mamoiara, si è sposato. Da quel matrimonio sono nato io. Io sono il figlio di quello di Canela. Bellissimo. Francesco Scura, che non si è presentato, che è il produttore del film e della Morgana Production. No, diciamo, io era solo il chiudere sul paradosso che gira intorno a questa storia, cioè noi abbiamo fatto un film e ovviamente il primo input è partito da me, nel momento in cui ho pensato di fare una valanga di soldi con un film che poteva dire che Juan Perón, che non è esattamente l'ultimo arrivato, poteva essere un emigrante sardo di inizio secolo. Su questa storia io ci ho costruito tutta la, diciamo, tutta la storia. Ovviamente ho cercato anche di, ho combattuto con regista e attori per falsificare. Noi alla fine del film troviamo un tale Juan Maria Piras, che per quanto mi riguardava andava più che bene, certo, per fare una conferenza stampa e dire che il film si concludeva così. Con Chiara ne ho parlato più di una volta, eravamo in Argentina di notte a dire leva il bianchetto, c'è un bianchetto e in realtà risolviamo tutto, il film uscirà in sala e risolviamo i nostri problemi. Chiara è stata irreprensibile al contrario di me, e quindi il film è quello che poi avete realmente visto. Il paradosso è che in Sardegna accusano noi di mistificare quando saremo gli unici ad avere un reale interesse, io perché sono il produttore del film e Piero come surreale presunto, come presunto beneficiario di chissà quale eredità di Juan Perón. Quindi è quella la dimensione equivalente comica.